Mister Maio, buonasera mister, ben ritrovato. Buonasera, grazie. E allora mister, un bel punto, visto che era uno scontro diretto in trasferta, è passata una giornata, si resta fuori dalla zona gialla, insomma oggi tranquilli, beh, cioè felici più che tranquilli. No, diciamo bravi ragazzi, penso che oggi la mia squadra è stata perfetta, abbiamo sbagliato secondo me un po'. Del primo tempo, qualcosina nel primo tempo, ma poi secondo tempo siamo stati perfetti e abbiamo raggiunto il pareggio meritatissimo su un campo difficilissimo e possiamo essere solo contenti, ma ripeto, bravi ragazzi, te l'avevo detto, stiamo tornando quelli di prima, piano piano ci stiamo sistemando. Tra l'altro vedo anche, insomma, tre pareggi consecutivi, soltanto un gol subito in tre partite, come dire, in Italia dove conta molto la fase difensiva, il Melicucco potrebbe costruire la sua salvezza così, e le chiedo anche se, visto il prossimo frammento di calendario, se quattro punti nelle prossime due partite significherebbero, se non salvezza matematica, andarci vicino. Ma tu vuoi che sempre che ti rispondo, io ci provo, diciamo che io ci provo, poi se uno non risponde io alzo le mani. Ogni volta questi punti non mi porti bene, questa volta non rispondo. Vabbè. No, dai, diciamo che è importante adesso trovare la vittoria, perché dopo tre pareggi ritorniamo in casa per trovare la vittoria. Anche poi... perché manca dal 15 dicembre, ora a parte tutto. Bravo, adesso dobbiamo ritrovare la vittoria, abbiamo ritrovato qualche ragazzo, ci rientra qualche altro ragazzo, perché abbiamo avuto molti problemi questa settimana, ma lo dico adesso, abbiamo avuto molti problemi con i fuori quota, tra infortuni e qualche squalifica, e adesso rientrano, e cercheremo di fare questi tre punti importantissimi per noi domenica, visto che, come ti avevo detto, qui non molla nessuno fino alla fine. I risultati di oggi lo dimostrano, l'importante per noi non era perdere, e poi adesso domenica portare a casa tre punti fondamentali.